tutto è Pompei, ma più che Pompei qui siamo nel Museo Archeologico di Napoli per l'apertura, come promesso dal direttore Giugherini, 7 ottobre. Questa occasione vi anticipo la presentazione alla stampa per la sistemazione della collezione. Inizia da qui il percorso su tante le sale, la curatrice della dottoressa Valeria San Paolo, che già conosciamo in particolar modo noi sorrentini, ce ne allieta molto questo fatto, sicuramente andiamo ad intervistarla. Molto richiesta, nonostante avessimo fatto una selezione dei materiali per una piccola esposizione, ma adesso finalmente il pubblico potrà rivedere gli oltre 1200 pezzi che già erano esposti, con qualche aggiunta e soprattutto con molta conoscenza in più dell'immenso patrimonio che abbiamo. Ho visto con piacere, professoressa San Paolo, che avete meglio organizzato sotto l'aspetto cronologico, sì, puntualizzando e spostando delle cose, perché è vero che i 1200 pezzi erano già qua, ma erano organizzati secondo un gusto, potremmo dire, quasi ottocentesco, no? Per le cose belle messe in evidenza. Assolutamente, ma soprattutto era un criterio di esposizione un po' difficile da cogliersi, soprattutto da parte di un pubblico normale, di non esperti, perché prima c'era questa divisione per nuclei di collezione, quindi tutti i materiali in Borgia distinti da tutti i materiali picchianti, che comportava anche la ripetizione di oggetti dello stesso periodo in zone diverse del museo, mentre invece adesso si è abbandonato questo criterio e sono stati ordinati per temi e all'interno del tema in ordine cronologico, per cui il visitatore, entrando in ogni sala dalla sua sinistra, le darà via via i pezzi dall'antico regno, che ce li abbiamo fino poi all'età tolemaica, facendo il giro della sala. Bellissimo. Intanto chi vuole risalire alle collezioni lo può fare, perché c'è un layout meraviglioso, molto quasi per gli addetti ai lavori, possiamo dire. Quindi c'ha vari livelli di lettura, quindi chi vuole approfondire può risalire ugualmente ai prodotti della collezione Borgia e a quella della collezione Picchioni. Certamente, perché anche questo vengono considerati comunque dei riferimenti utili poi per ricostruire la storia del pezzo, perché i materiali, per esempio, della collezione Picchianti arrivarono proprio in blocco per una vendita che questo egittologo volle fare al museo borbonico, cioè, tra l'altro insistendo a lungo, perché voleva che rimanesse qua, che rimanesse qua, infatti, e tra l'altro lui per un certo periodo fu anche dipendente del museo, proprio come conservatore della collezione egizia, come restauratore, e poi alla fine invece si ruppero i rapporti con l'amministrazione, perché lui avrebbe dovuto essere assunto come capo custode, mentre invece lo mantennero sempre ad uno stipendio piuttosto basso. E intanto, professoressa San Paolo, voi non nascete come Egitto, siete arrivata qua, l'avete sfiorato una prima volta una quindicina di anni fa, possiamo dire. Poi vi siete accostata, ve ne siete riallontanata, adesso invece l'avete dovuta impulsare di prepotenza quasi. È nata quella passione, possiamo dirlo. Il mio compito è stato quello un po' di coordinare, di tenere insieme il lavoro dei specialisti, perché davvero l'egittologia è proprio un campo a parte nell'ambito dell'archeologia, e infatti questo allestimento si deve alle colleghe dell'Università Orientale, e io solo ho toccato, ma
in altri ambiti il mondo isiaco a Pompei, quindi è proprio un Egitto visto molto da lontano, però certo tutta la cultura egiziana c'è al suo fascino. Sia il Tempio di Iside a Pompei e la collezione si valorizzano nulla, altrimenti rimarrete una cattedrale nel deserto, rimarrete la storia di Napoleone che porta questi reperti, mentre li andiamo a vedere con maggiore accuratezza proprio perché c'è quel riferimento isiaco. E non solo a Pompei ma anche nella nostra Sorrento abbiamo dei residui del... residui, abbiamo Seti I che sostituiva la divinità al centro del... Sì, sì, ma il bello della Campania è proprio questo, di essere stata veramente nel tempo un punto di incontro di culture, di civiltà, sia direttamente sia come tramite per interposta persona, e il ruolo di questo museo è quello in fondo di continuare a mostrare questa grande comunità. È bello che i torinesi hanno quelle grandi statue, però l'atmosfera che si respira qua, al di là del nuovo, questo non per a denti stretti, è quasi a camera chiusa, la nostra collezione nata tra le mani dei Borgia, arrivata qua, insomma, è straordinaria, là c'è questa serie di statue, tutto è bellissimo, però è più bella la nostra collezione. Intanto vi permetto di dire, il vaso blu non lo rimandiamo tanto perché ormai ci avete acceso nei cuori. No, il vaso blu non lo rimandiamo, ha viaggiato solo ed esclusivamente in quella circostanza, ma è uno dei pezzi che non viaggia. No, ma intanto facevo riferimento al vostro volume, perché l'avete dovuto fermare, qualche cosa non andava, perché conoscendo la vostra particolare esigenza... Non l'abbiamo fermato, semplicemente morta mia mamma da tutti. La ringrazio di tutto quanto fate per la città. Qua non si parla più di rinascimento del museo, qua si parla di rinascimento di tutta la città di Napoli, perché li vedo intorno, li vedo accorrere, riaccorrere. Ieri c'erano, diciamo così, politici e amministratori, stasera avremo la Napoli, tra virgolette, bene, ma arriveranno tantissimi. Auguri e complimenti per essere stati. Grazie, grazie, arrivederla. Bambino, quando mi la disse. Che bello questo cesto. Thank you.
legge studiata non può essere segnalata. Funziona dell'alfabeto, meraviglioso. Mercoledì sera inauguriamo la mostra sull'artista cinese. Sì. Se volete partecipare, è curato organizzata da lei, vi lascio un diretto con lei. Quando siete? Sì, vi faccio conoscere chi si deve. Grazie.
riorganizzazione totale della collezione, con un respiro resa più indispensabile dal fatto che la massima località dove si conserva l'Egitto, il Museo Nazionale del Cairo, attualmente è poco visitabile, quindi questo può ricariare in parte. Ma intanto in cuor nostro non muoiono piccoli paragoni a quello di Torino per le grandi statue che stiamo vedendo a Pompei, però la organizzazione là e il layout utilizzato vicino alle baguette è veramente straordinario. Non solo, ma questi reperti napoletani andati a Torino hanno consentito a Torino di fare delle sezioni di completare. La ringrazio di questa impressione. Ci rivediamo. Visitano News, com'è andata la giornata? Soddisfatto? Beh, oggi c'è una grande soddisfazione perché la giornata è epocale. Torna l'Egitto dopo molti anni a Napoli, la seconda collezione per importanza d'Italia, la prima in Europa per antichità. Due collezioni fondamentali, quella Farnese e quella Borgia, costituiscono gli oltre 1500 pezzi esposti e la possibilità di spaziare dall'antico regno fino alla età tolemaica e all'età romana. In più il tema dell'Egitto si sposa ancora meglio con alcuni elementi cittadini, legami di percorsi con Piazzetta Nilo, con Capodimonte, dove ci sono ceramiche ispirate all'Egitto, e più avanti legami con i grandi musei italiani come Torino o il British ed altri grandi contenitori che hanno frammenti di pezzi esposti a Napoli. Però direttore, possiamo dirle una cosa, anche noi nel nostro museo Correale abbiamo qualcosa dell'Egitto, lei verrà a farci una visita? Verrò senz'altro perché ci interessa essere in rete con tutti, quindi potremo anche progettare qualcosa insieme. Allora l'aspettiamo, grazie. Grazie dell'invito. E auguri per tutto quello che è successo oggi. Grazie a voi per il sostegno continuo. Grazie.